quasi tutti mi hanno chiesto, ma non è una contraddizione per una street artist entrare in un museo? Ed effettivamente è una domanda interessante. Io credo che l'ho arrivato al, come si può dire, non lascerò mai la street art, continuerò sempre perché mi dà la possibilità di lanciare dei messaggi accessibili a tutti, al pubblico, però è arrivato per me il momento, forse anche per l'età, perché sono 41enne, e ho iniziato a pormi delle domande e avevo notato che tutti i miei lavori di street art erano stati rimossi. Milano forse è un'eccezione in questo, perché molto spesso a Milano sono sopravvissuti ed è anche un segno di lungimiranza e di apertura mentale verso questa forma d'arte che oggi è già sdoganata, nel senso che non è la prima mostra di uno street artist. Avete avuto 2 anni fa la mostra di Banksy. Mi piace molto anche questa cosa dello scontro che diventa un dialogo che poi diventa un progetto in collaborazione. Check the mic and make sure it sound right, boy. Uno degli esponenti principali del movimento street art di matrice neopop, conosciuto per le sue opere a livello internazionale, TV Boy, al secolo Salvatore Benintende, è dotato di uno stile riconoscibile e di una produzione estremamente fertile, che ha lasciato tracce graffianti nelle strade delle metropoli occidentali, con opere che dai muri e dai marciapiedi si sono trasferite spesso nelle gallerie o nelle case dei collezionisti. L'introduzione è quella di Paci, che è un po' il lavoro che ha reso noto TV Boy, no? Ce ne sono due in particolare che hanno fatto esplodere sui giornali, quello tra Salvini e Di Maio alla vigilia della nascita del governo giallo-verde e quello tra Messi e Ronaldo durante il derby Barça-Madrid a Barcellona. La street art è un'arte galeotta, perciò è sempre un po' strano vederla esposta nelle sale di un museo, anche se le sale sono solo quelle della dépendance fotografica del Mudik Photo, che ha visto passare, fra gli altri, personaggi del calibro di Elliot Erwitt e Steve McCurry. È un po' come guardare un animale selvatico rinchiuso dietro le sbarre di uno zoo, ma in fondo si tratta di una manifestazione dei tempi, perciò anche questa è una fotografia della nostra epoca. Poi c'è una parte dedicata al potere, che è forse la parte più iconica di Boy, quindi questa narrazione della politica attraverso un punto di vista diverso, attraverso un punto che cerca sotto un certo punto di vista una simile. Ma è arte universale? L'arte, dichiara un critico d'arte affermato, o è universale o non è. Beh, d'altra parte l'arte o è universale o non è, sarebbe cronaca altrimenti. Quindi. Perciò l'arte di TV Boy è universale o cronaca? Forse quella meno nota di TV Boy, quella dedicata alla storia dell'arte, ma credo che sia anche la più rappresentativa, perché è da solo con se stesso davanti alla storia quando parla di arte e cerca di reinterpretare dei grandi lavori, cioè, non neanche di reinterpretare, usa sì la citazione perché prende grandi capolavori della storia o grandi artisti e sotto un certo punto di vista li attualizza perché aggiunge degli elementi della contemporaneità. La sezione eroi è forse la più scontata. Non si può non concordare sulla scelta dei personaggi, oggetto forse di troppo rispetto da parte di un artista irriverente e scanzonato come Salvatore Benintende. Un rispetto che lo fa sconfinare a volte nella cronaca. E prima qualcuno mi chiedeva se fosse contraddittorio questo linguaggio e magari sarebbe semplice rispondere no, non lo è. Invece sì, lo è un po' contraddittorio. E questo è il bello dell'arte, che è fatta di contraddizioni. C'è un po' di furbizia in tutto questo. TV Boy cavalca l'onda perfetta che lo sta catapultando sotto un sole accecante verso la sabbia dorata di una località esclusiva. Non si può dargli torto.
Del resto, la sua energia infaticabile, che attinge una cronaca sempre feconda di paradossi e contraddizioni, merita l'attenzione di un mondo oggi più che mai incline a blandire, più che a versare, inarrestabili movimenti e fenomeni che minacciano i suoi cospicui profitti. Credo che se dovessi individuare un Ferrucci in questa mostra, lo identificherei in una domanda più che in un'istanza. Credo che TV Boy ci chiede se l'arte può in un certo senso scippare la banalità della comunicazione di massa con una forma di informazione. E credo che lui, da questo punto di vista, ci sia riuscito benissimo, creando dei simboli e delle immagini iconiche e identificabili che attraverso l'arte vengono poi consegnate ai media e lì esplodono, lì trovano il vero campo di battaglia su cui combattere. It sound right, boy.